Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di un noir turco, si intitola Scrittore e assassino di Ahmet Altan, pubblicato dalla casa editrice EEO. È un noir sui generis molto particolare, interessante soprattutto per le ambientazioni fuori dal comune, ma allo stesso tempo comune a qualsiasi luogo, non solo turco, ma anche d'italiano o del mondo. Mi spiego meglio. La storia racconta le vicissitudini di uno scrittore che è alla ricerca della propria identità e lo fa andando in una cittadina di provincia sulla costa turca. L'autore è stato interrogato a proposito di questa fantomatica cittadina, della quale non ha voluto rivelare particolari perché è innanzitutto inventata e poi l'ha voluta rendere globale, nel senso che sì, lui l'ha ambientata in Turchia, ma potrebbe essere una piccola cittadina di mare di qualsiasi luogo del mondo. Ebbene, lì questo scrittore si è rifugiato forse per scrivere il suo nuovo romanzo, forse per ritrovare se stesso e forse per trovare una nuova fonte di ispirazione. Noi lo incontriamo all'inizio del libro con una pistola fumante in mano. Sappiamo già cosa è successo, ma la suspense gioca su tre quesiti particolari: che cosa ha fatto esattamente, perché e soprattutto a chi. Non vi svelerò nessuno di questi tre interrogativi perché sarà un vostro piacere scoprirlo all'interno di questo romanzo in grado di raccontare storie attuali, conservando però allo stesso tempo un tono fiabesco, incantato, sognante, anche se la storia ha comunque toni molto duri, molto violenti in alcuni aspetti. È una bellezza di questo libro proprio non solo nella trama, ma anche nel modo in cui l'autore ha scritto questa storia, nell'atmosfera in grado di creare con le sue parole, nei personaggi che si incontrano all'interno di Scrittore e Assassino. Un autore che molti avranno già sentito nominare anche per fatti di cronaca, perché è un giornalista e uno scrittore turco che è detenuto attualmente nelle carceri turche perché non ha mai fatto, come dire, non si è mai nascosto, mai fatto nulla per nascondere il fatto di trovarsi critico verso il governo turco di Erdogan, e per questo motivo è stato arrestato lo scorso anno in agosto con l'accusa di aver diffuso messaggi subliminali a favore del tentato colpo di Stato che ci fu proprio nel luglio del 2016. Recentemente è stato anche intervistato dal libraio e ha proprio raccontato la sua detenzione, che speriamo finisca presto, e durante la quale sta scrivendo il successivo romanzo. Capite bene che quindi all'interno di Scrittore assassino si ritroverà anche la realtà turca, sebbene appunto nelle intenzioni dell'autore non ci fosse quella di descrivere la sua specifica realtà. Un romanzo molto denso, affascinante, che vi consigliamo: Scrittore e assassino di Ahmet Altan, pubblicato per l'Italia dalle edizioni EEO. E con questo è tutto per il momento. L'appuntamento con i libri è rimandato alle prossime edizioni. Vi ricordo che trovate anche le puntate già andate in onda direttamente sul sito, sul blog Wonderful Monster. Un saluto a tutti da Erika Zini.